In Altea ormai da diversi anni è stata integrata una presa in carico del paziente davvero globale, inteso che al di là della presa in carico dal punto di vista meramente sanitario, quindi la ricerca dell'indicazione terapeutica in cure palliative prima appunto della missione al protocollo di cura domiciliare o residenziale, il paziente viene anche valutato in maniera molto attenta dal punto di vista sociale. Cosa intendiamo? Che ovviamente il paziente che giunge alla nostra osservazione, dal nostro approccio, dal nostro punto di vista, non riporta soltanto delle fragilità intese in termini clinici, ma anche delle fragilità spesso, di carattere sociale o di carattere economico. Questo ci permette, in un'equipe composta da assistente sociale, dal consulente legale e insieme, all'unisono col servizio di accoglienza, di valutare l'attivazione di tutti quegli strumenti di welfare e perché no anche gli strumenti che il nostro ordinamento ci mette a disposizione per aiutare a beneficiare il paziente anche di altre tipologie di assistenza, appunto di rendergli la qualità della sua vita davvero migliore da ogni punto di vista. Questo è un servizio che abbiamo attivato ormai dal 2010. E in questa tipologia di valutazione ovviamente rientrano, come ho già citato, tutti gli aspetti e le criticità che possono portare alla fragilità di un nucleo familiare, della rete familiare e quindi anche della rete amicale del paziente e permetterci un supporto con strumenti esistenti di diritto, ma anche, in questo ovviamente la struttura non profit di Antea aiuta, dal punto di vista volontaristico, quindi attivare tutti quegli aiuti di cui disponiamo. Non solo nel nostro ordinamento, ma anche nella particolarità di tipologia di ente che è appunto l'Antea Associazione con ente non profit. Tra i vari strumenti che siamo in grado di attivare, uno molto importante e assolutamente strategico che il nostro ordinamento prevede è quello dell'amministrazione di sostegno. È uno strumento tra virgolette nuovo perché in realtà è stato ormai introdotto da qualche anno, il quale si introduce nell'ambito di presa in carico del paziente non solo per fare in modo che si possa giovare di un aiuto dal punto di vista anche solo pratico per le sue fragilità, ma una giurisprudenza inizialmente timida, ma che ha preso sempre più piede, ha permesso l'utilizzo di questo strumento anche nelle scelte di cura. Una premessa doverosa, le tipologie di paziente che giungono alla nostra osservazione sono pazienti oncologici ma anche pazienti non oncologici. L'Antea promuove in maniera molto forte la consapevolezza del paziente, sia della diagnosi sia della prognosi. E purtroppo registriamo invece da questo punto di vista una carenza informativa dei servizi che precedono il nostro e quindi giungono pazienti che sono stati in cura in servizio ospedaliero che non sono assolutamente a conoscenza della diagnosi e della prognosi e ciò non li aiuta a programmare il periodo successivo di cure che li vedrà necessariamente perdere alcune competenze e le fragilità di carattere clinico a volte possono diventare fragilità di carattere neurologico, di carattere psichico, non permettendogli più di compiere non solo delle scelte pratiche, ma anche delle scelte importanti come le scelte di cura. E da questo punto di vista, dal 2009 in poi, soprattutto all'inizio Tribunale del Nord, ma adesso registriamo decreti di nomina di amministratori di sostegno anche, per esempio nella nostra regione il Tribunale di Roma è intervenuto in questo senso, di nomina di amministratori di sostegno per supportare il paziente nelle scelte di cura. Questo è uno strumento particolarmente prezioso per i pazienti non oncologici, ma appunto affetti da patologie neurologiche perché mentre il paziente oncologico non è detto, non è scontato, anzi spesso non avviene proprio una perdita di competenze dal punto di vista della comunicazione, non solo della scelta di cura, quindi della consapevolezza, ma anche della capacità di poterla comunicare. Mentre il paziente neurologico purtroppo spesso ha una prognosi che lo porta a prevedere un periodo durante il quale questa fase di malattia lo porterà a perdere la capacità di comunicare le scelte di cura.
e soprattutto per lui, ma anche poi per i sanitari e per i familiari, ci si trova in condizione in cui è necessario intervenire con dei trattamenti e il paziente non è più in grado di esprimere il proprio consenso. Riteniamo che sia di fondamentale importanza riconoscere l'esercizio di questo diritto personalissimo al paziente fino all'ultimo istante. E Antea è stata anche udita alla Commissione Affari Sociali lo scorso aprile sui progetti di legge che sono attualmente in discussione relativi alle direttive anticipate e al consenso informato. Sappiamo che in Italia in realtà non c'è ancora una legge che disciplini appunto le direttive anticipate, la possibilità di poter manifestare anticipatamente un consenso o un dissenso alle cure. Però questo strumento dell'amministrazione di sostegno ha dimostrato la sua efficacia in questo senso. Anche la Corte di Cassazione è intervenuta con una importante sentenza nel 2012 riconoscendo all'amministrazione di sostegno la capacità di poter svolgere questo ruolo importante, ovvero di nomina di un amministratore di sostegno in grado di coadiuvare e soccorrere il beneficiario, quindi nel nostro caso il paziente, per rappresentare le scelte di cura. Queste scelte che ovviamente non sono di discrezione dell'amministratore di sostegno, ma sono preventivamente disegnate appunto dal beneficiario. Ciò avviene con un decreto di nomina nel quale vengono riportati dettagliatamente tutti i contenuti appunto di questa facoltà che viene attribuita all'amministratore di sostegno. In ragione dell'opportunità che Antea ha di operare questa valutazione dal punto di vista anche sociale del paziente al momento della presa in carico, abbiamo immaginato che non tutti i centri si possano permettere questo tipo di valutazione, perché spesso c'è proprio la carenza della figura dell'assistente sociale o il servizio legale non è garantito a tutti i pazienti, come nel nostro caso gratuitamente. E in ragione dell'importanza che riteniamo invece dell'attivazione dello strumento dell'amministrazione di sostegno per tutti i pazienti che astrattamente ne possano avere necessità, Antea Edizioni, che è appunto la divisione editoriale di Antea ormai da 2 anni, ha appena lanciato un piccolo manuale che è stato scritto a quattro mani con l'assistente sociale e il consulente legale e ovviamente con la supervisione del coordinatore sanitario dell'Antea Associazione per l'attivazione appunto dell'amministratore di sostegno con particolare riguardo alle scelte di cura. Questo manuale consta di una parte introduttiva di spiegazione dello strumento, alcuni decreti di nomina che hanno, tra virgolette, caratterizzato la giurisprudenza in questi ultimi anni, la sentenza di Cassazione che ha fatto un po' da spartiacque rispetto alle nomine possibili da ottenere per le scelte di cura, ma un aspetto molto, secondo noi, importante di questo manuale che ha un'ultima parte è davvero pratica, perché sono inseriti come formulario le bozze degli atti e dei decreti ottenibili dal tribunale dove il ricorso deve essere presentato, con la lista dei documenti che devono essere allegati, i soggetti che possono ottenere la nomina come beneficiari e coloro che possono proporsi come amministratori. Per cui è una guida davvero pratica, un piccolo libricino l'abbiamo immaginato sul tavolo dell'accoglienza in modo tale da supplire, qualora il servizio non sia costituito presso un'unità di cure palliative, in questo senso, pur rimanendo Antea Associazione da questo punto di vista a disposizione anche nella rete di cure palliative territoriali per eventuali supporti. Grazie.